trovati a questo consueto appuntamento con la nostra trasmissione il ficcanaso da tv6 a relazione aguilana facciamo questo servizio perché ci sono state tantissime ma tantissime richieste di persone che frequentano questo cimitero monumentale del capoluogo di regione della regione abruzzo l'aquila siamo all'ingresso Leggiamo questi due avvisi perché il terzo è leggibile. Avviso si ricorda ancora una volta a tutte le ditte che operano all'interno del cimitero che è severamente vietato lasciare sul posto dei triti e materiali di risulta una volta eseguiti il lavoro. Qualora ciò non avvenisse tutte le ditte prima di eseguire qualsiasi tipo di lavoro dovranno munirsi di autorizzazione da parte del costato del ministero. Veniamo al Comune dell'Aquila, regolamento comunale di polizia eh, mortuaria. Non, non starò qui. Ad elencarvi tutta la delibera del Consiglio Comunale, che è la numero 15, del 6 febbraio del 2014, questo è l'articolo 6, orario del mattino, orario del pomeriggio e le ultime righe ci interessano particolarmente perché lo vedremo alla fine del servizio. Le salme provenienti da altri comuni nei giorni festivi devono di norma essere trasportate direttamente al cimitero, ove accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feriti in rapporto alla sepoltura di cui sono destinati, verranno ricoverate nella camera mortuaria. Iniziamo questo servizio inquadrando la chiesa. Questa è la chiesa del cimitero Aquilano, la vedete? Chiesa di Santa Maria del Soccorso del XVI secolo. È stata così fino a qualche giorno fa, quindi oltre sette anni. Adesso credo che stiano riparando il tetto, non lo so, non possiamo entrare, è cantiere. Ci spostiamo. Questa è la chiesa sostitutiva, il tendone, da sette anni a questa parte che è stato donato dal Ministero dell'Interno del Soccorso Pubblico. Qui si fanno le funzioni funebri. Qui si fanno eh, le messe per i defunti, per i morti. Qui tutte le persone, me compreso, sono venute per piangere, per dare l'ultimo saluto ai propri cari. Ma vediamo quello che succede, vediamo come si sta all'interno. Oggi non è una giornata particolarmente calda, ci sono 13 gradi, c'è vento, quindi insomma si sta tranquillamente con la giacca, la canotta, eh, una maglietta, una t-shirt, una camicia. Ma entriamo dentro e vediamo insieme cosa c'è. Entriamo in questa chiesa, in questo tendone chiesa, donato, se non sbaglio, dalla protezione civile, già eh, si sente il, il caldo, cominciamo un po' a, a sudare e immaginate anche l'inverno quando arriviamo a meno 15, meno 16 il Riscaldamento sì, di certo è insufficiente, il caldo è afoso, si suda. Immaginate a sette anni dal terremoto per dare l'ultimo saluto ai propri cari, ai propri congiunti. Usciamo da questo tendone, già insomma, si sente il caldo. Ma andiamo a vedere all'interno del cimitero, dopo sette anni di quel terribile sisma del 6 aprile 2009 delle 3.32 quali sono le condizioni di questo cimitero monumentale del capoluogo di regione Abruzzo, quindi la città dell'Aquila. Vedremo delle immagini abbastanza pesanti, vedremo delle immagini crude, però vedremo delle immagini che ci mostrano la realtà di quello che è ancora parte del cimitero dell'Aquila. Riesco, faremo un breve giro e vedremo delle cose inquietanti, delle cose eh, che ci spezzano il cuore, delle cose molto tristi. È bene che si pensi ai vivi, ma è bene pensare anche ai morti, visto che sembrerebbe che d'obbligo il sé... Il dubitativo, il condizionale, ci sono tanti bei soldini, tanti bei milioncini di euro fermi da anni, da giorni, da mesi. Perché? Andiamo a vederlo insieme. Ci avviciniamo alla parte rovinata del, del cimitero, uh, la transenna è aperta, quindi di libero passo, libero utilizzo. Qui di fronte a me c'è il ricordo aquila, degli Aquilani per l'Aquila e i suoi nuovi martiri giovinetti. È storia, è scritto in tutti i libri, è scritto su internet, è scritta nella storia. Ci avviciniamo verso quest'ala, dove purtroppo vedremo che è rimasta ferma, tranne questa transenna. Vediamo questi blocchi di cemento con la plastica consumata dal caldo, dalle condizioni meteorologiche che conosciamo tutte. Dell'aquila, sembrerebbe di essere tornati indietro a quella tragica notte alle 3.32 del 6 aprile del 2009. Piano piano ci avviciniamo, anche questa transenna è aperta, quindi di libero passaggio. Chi vuole può passare, non è chiuso. Qui purtroppo, cari telespettatori, ci addentreremo dentro, queste, dentro questi loculi, dentro questa, questo porticato, questa scalinata, ma vediamo che non è stato tolto proprio nulla, è rimasto tutto così, fermo. Nonostante sembrerebbe che ci siano tantissimi milioni di euro, si parla di 7 milioni e mezzo di euro per tutti i cimiteri dell'Aquila, si parla di circa 4-5 milioni di euro per il cimitero monumentale. Abbiamo dei dati che dovrebbero essere quelli ufficiali di questo bilancio, ma andiamo a vedere quello che, quello che succede, quello che c'è a sette anni da questa terribile calamità. Iniziamo questa triste, tristissima tra virgolette, camminata, passeggiate, le sensazioni, le emozioni, i ricordi, purtroppo tutti noi abbiamo dei, dei parenti che, eh, che si trovano all'interno di questo cimitero. Vediamo, ci sono pezzi di marmo, sono quelli del, dell'esterno di, di questo blocco, iniziamo a salire, saliamo sempre tra questi pezzi di di marmo, calcinacci, potrebbero caderne altri, speriamo di no, c'è una rosa, un simbolo che purtroppo, c'è un lumino, insomma continuiamo, ma vi assicuro che sono quei servizi che un qualsiasi giornalista non vorrebbe mai fare nel corso della sua vita e della sua carriera, perché veramente danno tristezza, ci fanno sentire più soli, poi specialmente in chi magari in un periodo come questo ha già eh, tanti guai per, eh, per i propri problemi, si sente solo, è stato lasciato solo, immaginate la tristezza, lo stato d'animo, l'anima, lo sconforto che si prova per, nel vedere queste cose, nel vedere questi fiori, ormai sono stati proprio Bruciati dal sole, saranno sette anni e più che stanno qua. Avviciniamoci. Oh, vedo che c'è una persona, nemmeno a farlo apposta. Buonasera o oh, buongiorno. Dobbiamo eh, stare pure un po', un po' attenti. Roberto Dinari, consigliere comunale. Un incontro. Eh, siamo rimasti soli, non c'è nessuno con noi nel, nel fare questo, questo tetro servizio, un servizio l'ho detto poco fa che nessuno vorrebbe mai fare. Però visto che è capitata questa occasione, se lei è disposto facciamo un giretto insieme perché qua ci sono veramente tante cose che non vanno a sette anni in un cimitero monumentale. È importante, l'ho detto all'inizio eh, della trasmissione di questo stand up, pensare vivi. Pensare alle persone che ci sono, però insomma anche morti. Ma certamente, questo è uno dei primi pensieri che doveva interessare l'amministrazione comunale, anche perché a sette anni dal terremoto uno si aspetta qualche cosa, almeno il minimo, il minimo indispensabile, però nulla, si vede il nulla, come si vede il nulla nelle frazioni e in tante altre parti dell'Aquila. Il terremoto non ha insegnato nulla. E ancora purtroppo stiamo in queste condizioni. Quando si va a dire fuori che si trova ancora in queste condizioni, la gente pensa che stiamo esagerando, stiamo dicendo delle cose non vere. Ma purtroppo la realtà è sotto gli occhi di tutti, basta spalancare gli occhi. Ma perché? Lei è un consigliere comunale perché? Che succede a questa città? Ci sono i soldi? Sì, ci sono i soldi, però il problema praticamente è praticamente nelle menti della gente. Non si possono risolvere i problemi di questa città con le stesse menti che li hanno creati, soprattutto, questi problemi. Quindi ci troviamo sempre al punto di partenza, eh, sempre con le solide cose. Secondo lei non c'è la volontà o non c'è la capacità? Perché tutto ciò è grave? Ma io credo che non ci sia la, la sia la capacità e sia la volontà di farlo. Com'è possibile? È possibile perché ci vogliono forze nuove, gente che è disposta a rischiare, gente che è disposta praticamente a fare, a fare senza guardare indietro e senza nemmeno guardare in faccia la gente, bisogna avere una nuova, un nuovo sprint, una nuova, un nuovo modo di vendere, un nuovo modo di pensare alla politica, questa è la, la verità. In questa città purtroppo accade spesso e volentieri che la gente guarda al passato, l'altro giorno in Consiglio Comunale si parlava del passato, del passato, del passato, basta col passato, passiamo al futuro. Il futuro è quello che interessa. Il futuro, le occupazioni, i giovani, eh, ricostruire l'Aquila, ma non soltanto dal punto di vista materiale, anche sotto un punto di vista eh, diciamo, della gente, dei, dei ragazzi, i ragazzi ormai quelli del terremoto, i ragazzi che avevano 10 anni, ora hanno 17, 17 anni, quindi sono giovani, mh, giovani che praticamente sperano in qualche cosa in questa città. Noi dobbiamo dare la speranza, almeno la speranza a questi giovani, almeno il minimo indispensabile per dargli un'opportunità. La, la politica deve fare questo non deve fare danni e deve dare l'opportunità alla gente allora guardi io ho dei dati ecco se mi aiuta perché c'è il vento quel, quel vento di cui parlavamo prima può darsi che siano eh, dati sbagliati però ci sono secondo queste mie informazioni se sono sbagliate chiedo scusa inviatemi quelle corrette circa 7 milioni e 500 euro per tutti i cimiteri dell'Aquila tutti dall'A alla Z Andiamo a vedere invece quali sono i fondi disponibili, chiaramente a me risulta da tre anni, per il cimitero dell'Aquila. 2.721.309, 568.550 euro, 350.000 euro, 480.000 euro sono disponibili, sembrerebbe da tre anni, com'è possibile una cosa del genere? Che... Parliamo chiaramente, lei è più esperto di me perché insomma io non sono addentro nella situazione, parliamo eh, del piano delle opere pubbliche triennale che dovrebbe scadere nel 2016, esatto. quindi a breve. Sì, è quella, è una forma di programmazione, cioè le programmazioni si fanno, però poi non si portano a termine. Quali sono i motivi? I motivi praticamente non credo che ci sia una volontà di non portare a termine questi lavori, ma ci sia proprio un'incapacità manifesta, una, eh, una paura, non lo so che cosa, però eh, purtroppo la verità è sotto gli occhi di tutti. Io mi sono ri, ri, riproposto in politica proprio nell'anno del terremoto per proprio dare una spinta nuova, pensando che si potesse fare qualche cosa di nuovo, invece eh, sempre la solita storia, sempre le solite persone, sempre la solita gente... Però così non va, bisogna, eh, bisogna cambiare marcia, bisogna avere una marcia in più, questa no, è la verità. Quello che mi dà da pensare, io lo ripeto, non sono un esperto, però come si faceva politica fino a tanti anni fa? Si faceva prendendo i voti, come si fa adesso. Quali erano le promesse? Benissimo, allora veniva il cittadino X, Y, Z, chiedeva al politico chi voleva la strada, chi voleva l'illuminazione, eccetera, eccetera. Il politico eh, come operava? Cosa faceva? Faceva includere nel piano triennale delle opere pubbliche la progettazione, eh, tutto quello che era necessario per fare la strada, il lampione, eccetera, eccetera, e quindi andava dal cittadino dicendogli: Ecco qua, io ho rispettato la vostra richiesta, quindi ho soddisfatto. Il, il vostro desiderio, la vostra richiesta, però non esistendo la copertura finanziaria è chiaro che quel lavoro non sarebbe mai stato fatto. Qualcuno definisce questo giochino il gioco delle tre carte, ma quando i soldi ci sono, qua ci sono, se non sbaglio, chiedo scusa, se sto sbagliando, datemi i dati corretti, circa 4-5 milioni di euro per il cimitero monumentale del capoluogo abruzzese, il capoluogo della regione Abruzzo, L'Aquila è il rimanente per tutti gli altri cimiteri quindi, quindi io le prometto questa cosa qui che domani mattina farò proprio non interrogazione, perché l'interrogazione si ferma al Consiglio Comunale, poi la gente sta su internet, guarda internet, si mette su internet, critica, ma È ora che la cittadina Aquilano praticamente si, met, si tolga le, le pantofole, esca praticamente dalle proprie abitazioni e comincia eh, a venire in Consiglio Comunale, vedere che cosa si fa in Consiglio Comunale perché non vengono portati a termine i lavori, anche quelli più semplici. Allora si accorgerà che, che tra, la, tra la realtà e le promesse c'è cioè un abisso e basta a, quelli, a quei proclami di grandissima gente come ad esempio il Gran Sasso faremo nel Gran Sasso, faremo questo, faremo quell'altro allarghiamo i parchi, faremo questo, faremo quello facciamolo cioè, questa è una città che non ha bisogno del domani ha bisogno dell'oggi oggi bisogna fare è presente nome. per il futuro esatto il, bisogna programmare oggi per farlo oggi non un domani un domani ormai è, è, cioè, ormai un domani è questo il, il domani nostro è questo se continuiamo con questa gente che ci sta a comandare in questo momento ecco la situazione la vediamo sotto, sotto gli occhi di tutti Fermiamoci un attimino, lentamente. Approfittiamo di aver fatto questo incontro con un consigliere comunale. Qualcuno eh, definisce anche il cimitero l'album della memoria. Entrare qui, piangere i propri cari, fare una camminata, una passeggiata. Balenano nella mente i ricordi, nomi di persone, magari persone che... Sono scomparse, decedute e di cui noi non ne siamo nemmeno a conoscenza. A distanza di sette anni. Qua vediamo ci sono dei loculi, io non li sfioro nemmeno perché insomma c'è sempre questo rispetto verso purtroppo chi non c'è più. Qua vediamo eh, ci sono dei, dei ferri incastonati nel cemento armato, io non so se debbono essere rigati o meno, questo non è un nostro compito perché io non sono esperto di edilizia, di muratura e quant'altro, però vediamo che sono cadute delle lapidi, qua ci sono dei buchi anche abbastanza grandi, ce ne sono alcuni anche là, qua dentro se guardiamo meglio con la lampadina... Ci sono purtroppo delle bare, ci sono dei, dei defunti, ripeto Tinari si deve pensare vivi ma insomma un po', un po' di decoro anche per i morti, qui ci sono delle ragnatele anche eh, che avranno sette anni e più, sono quelle magari che c'erano forse prima del terremoto, ci sembra brutto prendere una lampadina brutto ed irriguardoso per inquadrare e farvi vedere delle bare. Poi, visto che è tutto aperto, quindi quale miglior occasione, visto che abbiamo incontrato anche lei, che è di, pubblica, eh, di pubblico passo, di pubblico esercizio, andremo a vedere la zona un po' più colpita e veramente ci sembra di essere tornati indietro alle 3.32 del 6 aprile, a quel terribile, tragico giorno del 6 aprile, ore 3.32 del 2009. Eh sì, è proprio così. Purtroppo è, fa male dirlo, però. La, la situazione è questa, soprattutto qua dentro. Qua dentro non è cambiata assolutamente nulla, e questo fa male. Io vengo qui ogni tanto. E aveva ragione lei quando parla del, dell'album perché uno viene qua e praticamente guarda le lapide e ricorda dei momenti della propria vita. Ognuno viene qua e quindi è come fare un, un tuffo nei ricordi, però guardando questo ti rimane soltanto il, il 6 aprile perché quel giorno, maledetto giorno, ci ha toccato tutti e uno quando viene qua invece di rifare un, diciamo, un percorso nei ricordi fa soltanto l'impatto con quel bruttissimo giorno del 6 aprile. Bene, ci avviamo lentamente verso l'uscita, diamo in modo al nostro collega di riprendere tutto, vediamo quello che c'è e queste insomma non ci sembrano macerie o fiori eh, di qualche giorno fa, di qualche mese, di qualche anno. Eh, qua veramente insomma, ci si è dimenticati, addirittura qui ci sono le lapidi, la data di nascita, la data di morte, cioè non è stato toccato nulla. Eh, io penso insomma, che un po', un po' di decoro, almeno eh, spostando queste macerie eh, da un lato, con provvedimento d'urgenza, io non, non sono pratico di amministrativo meno, però insomma... Andiamo avanti. Allora, iniziamo una camminata verso il, il lato nord. Roberto, barriere sempre aperte, quindi non si commette nessun reato, anche se viene spontaneo domandarsi. Molti chiamano delle persone che hanno delle disabilità, handicappati eccetera, io invece dico amici che hanno dei problemi. Attenzione magari, ecco, stiamo attenti dove, dove passiamo e ci richiamo a questa ala nord che eh, già da qui insomma vediamo mostra eh, gravi problemi, ci sono delle lesioni. Sì, infatti vediamo e eh, spero che non ci sia anche Qualche, qualche bara lì sotto le macerie perché vedo che qui i danni sono più grandi sono notevoli allora avviciniamoci vediamo sempre che è tutto aperto quindi non non violiamo nulla ci fermiamo eh, un attimino qua e andiamo a vedere che succede a quest'ala andiamo Verso l'ala un po' più, più rovinata, vediamo ci sono le barriere sempre aperte quindi eh, di libero passo. Piano piano diamo il tempo al nostro collega di, di mettere a fuoco, vediamo anche qui è rimasto. Tutto eh, è rimasto al, alle 3.32 del, del 6 aprile ed ecco che vediamo insomma un po'. Uno sfacelo di quello delle macerie. Noi non andremo oltre perché abbiamo già queste immagini, le abbiamo di repertorio, girate tantissimi anni fa. Quindi ci fermeremo qui perché non vogliamo mettere a rischio la nostra pubblica incolumità, quella del mio collega che sta al di là della telecamera. Eh, insomma. Secondo me è pericoloso e quindi non, voglio, non vogliamo, non vorremmo mettere in pericolo anche chi se dovesse accadere qualcosa dovrebbe venire a riprenderci. Però io non so eh, dove ci sono quelle lapidi, se ci sono ancora ed anche delle bare, però insomma vedere delle bare per terra, eh, vedere tutto quello che c'è a distanza di oltre sette anni eh, sono se immagini un po' forti, immagini brutte. E piange il cuore. Sì, fa male, fa male. Sono delle immagini che, fortissime che fanno male, anche perché, ripeto, siamo a sette anni dal terremoto. A sette anni dal terremoto tutti speravamo che forse la questione si sarebbe rimessa in un certo modo. Invece qui vediamo che va sempre a peggio, va sempre a peggio e quindi bisogna metterci una, una, forte, una forte volontà. Una forte volontà e una forte capacità eh, per risolvere questi problemi, iniziando da questi dei problemi, perché io credo che avere rispetto per i morti sia anche un segno per i vivi. Per il momento ci fermiamo qui, la camera mortuaria, non so se è da sette anni, tre anni, cinque anni, però andiamo a vedere qual è la camera mortuaria del cimitero monumentale della del capoluogo della regione Abruzzo, l'Aguila. Ci vediamo da qualche istante. Siamo arrivati alla fine di questa trasmissione. Chi ci ha telefonato con le lacrime non volevamo crederci, questi sono dei container donati dalla protezione civile, vedete, le condizioni meteo li hanno un po' rovinati e questa purtroppo. È la camera mortuaria, cioè, qui dentro potrebbero esserci delle salme dei defunti. Per rispetto, apriremo la porta. Faremo vedere la scritta, se c'è, eccola qua. Lì c'è scritto: camera mortuaria. Per rispetto, richiudiamo. Andiamo da Tinari, lei era al corrente di questa cosa da un consigliere comunale? No, assolutamente no, assolutamente no, è veramente una cosa gravissima, gravissima quello che mi avete detto, è una cosa Lo vediamo. Lo vedremo gravissima, insieme. perché veramente l'Aquila non merita questo, soprattutto i nostri defunti non meritano questo che ho visto qualche secondo fa. Bene, per adesso ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, vi lasciamo col proseguimento. Dei nostri programmi, una voce flebile, siamo veramente tristi, desolati.